Il premier ungherese Viktor Orbán vuole favorire il dialogo tra Unione Europea e Bielorussia. Lo promette da Minsk a meno di una settimana dagli arresti tra i membri dell'opposizione, compreso il leader Mikhalaj Statkevich, e a due giorni dallo scioglimento del governo da parte del presidente Lukashenko. L'Ungheria sostiene la strategia del partenariato orientale dell'Unione Europea, che comprende la Bielorussia. Il partenariato non può essere costruito con le sanzioni, quindi l'Ungheria si schiera a favore della fine delle sanzioni dell'Unione Europea contro Minsk. Affermeremo questa posizione nei negoziati europei. Il 9 agosto la Bielorussia andrà al voto per le elezioni presidenziali. Lukashenko la governa col pugno di ferro dal 1994. Le prime sanzioni europee sono state introdotte nel 2004. Nel 2011 sono state adottate ulteriori misure contro alcuni oligarchi ed è stato introdotto l'embargo sulle armi. La scorsa primavera il Consiglio europeo ha prorogato le sanzioni fino al 28 febbraio 2021.